finiamo in ritardo quest'oggi, io le spacco la faccia. Manolo! Batta! Sono qui. È pronto? Abbastanza. Andiamo, andiamo. Andiamo, andiamo a sentire che ha fatto. Pronto? Ciao. Chi sei? Sono Manolo. Manolo? Sì. Oddio mio. Tu chi sei? Gaia, ma che voce hai, Manolo? Senti. Dimmi. Di che segno sei? Ariete. Bello Ariete, mi piace, non suoni mai il campanello, vai dentro sempre di testa, nei luoghi pubblici, non fai mai la fila. Comunque. Senti. Di che cosa vuoi parlare, Manolo? Delle tue tettone. Manolo! Cioè, mi dispiace delude. E allora parliamo delle chiappone. Che sono chiappette, Manolo. Allora parliamo delle tette. Hai detto che non ti piacciono. Non mi piacciono. E le gambotte? Che sono gambette? Torniamo sempre alle tette, insomma. È sempre il solito Manolo, discorso. Ma no, brutto, fai l'altro. Chi è? Una bella gnocca. Ah, no. Puoi parlare con Sabato Trippa. Sabato Trippa, oggi bella gnocca. Ma cos'è, un'associazione a delinquere? Senti. Dimmi. Dov'è bella gnocca? Sì, è qua. Tesoro. Eccoti qua, ciao, io sono Manolo, e tu chi sei? Io sono Amanda. Amanda. Ma chi la manda questa? È il diavolo che ti manda. Grazie, proprio bene. Manolo, ma quanti anni hai? Vuoi proprio saperlo? Certo. Eh? Sì? Tu quanti ne hai? 25. 71 io. Quanti? 71, è un'età così, un po' strana, sono un giovanotto. L'importante è essere giovani dentro, ma soprattutto in un certo punto. Era meglio l'altra. Ti posso mandare in onda? Sì? Posso mandare in onda? Che cosa? Rete 105. Come vuoi? Istituto Super Partes. Dalle 13 alle 14. Vuoi salutare qualcuno? Amanda! Prego! Vuoi salutare qualcuno? Sì! Che? Tutti i miei fan. Brava. Allora ti saluto. Dove vai? Comunque. Dove vai? Comunque. Che c'è? Manolo. Ma io non ho capito. A parte il fatto che le signorine evidentemente non avevano molto da lavorare, molti. Ma credo di no, perché erano tutte intorno. Sì, intorno. Ma... Questo Manolo, stavo un po' esagerando, questa storia. E le tettone. No, lei non ripeta. Le no, non ripeta lei. Ah, poi oggi siamo andati a tettine e tette. Lo dice lei, scusa. Adesso lo dice lei. Domani c'è impazzire. Le signorine. Manolo? Io quando sento Manolo. Sì? Mi viene voglia anche a me di andare a telefonare. No. Manolo, lei, senta, una curiosità. Lei ha un cognome? Sì. Come si chiama di cognome? Minoli. Manolo Minoli? Che vergogna. Dell'ispettore Manolo. Ci fa sentire cosa ha combinato oggi? Quello che volete. Via. Tra qualche istante sarete collegati dal vivo con Denise, vero? Ma l'ho già sentita. Questa è quella di Denise, la famosa. Di Denise, famosa. Ciao. Ciao. Sono Manolo. Ciao, sono Deborah. Oh, cara Deborah. Caro Manolo, è un po' che non ci sentiamo. È vero. Raccontami qualcosa. Qualcosa di che tipo? Sul tipo, come sta la patatina? Sta bene, grazie. Hai 2 minuti e mezzo, Stella. Cos'ho? 2 minuti e mezzo. Per dirti cosa? Ma quello che vuoi! 2 minuti e mezzo sono 2 minuti e mezzo, non è un'eternità, però non è che poco, insomma, sono quei 180 secondi, neanche scarsi, 150. Ti faccio un'altra domanda. Dimmi tutto. E le tettone come stanno? Manolo. Le che? Le tettone. Ancora, basta. Le tettone. Basta. Tettone. Basta. Senti. Se lo dico l'altro. Se lo dico un'altra volta, mi partono le corde vocali. Ti spacco la faccia. Dai, dillo ancora. Ti dico... Le chiappone! Oh! Le chiappone, le chiappone. Ma come sei volgare? Glielo dica. Se comincia a essere volgare, divento volgare, sai? E io le spacco la faccia di nuovo. Diventare volgare. No, no, non voglio. Ah, non vuoi? E allora come sono le chiappone? Dai, veloce. Ma no. Comunque,
posso mandare in onda. Rete 105. Uh-huh. Va bene. Chi vuoi salutare? Marco. 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 Chi è Marco? Una persona stupenda, meravigliosa e fantastica. Sì, però te sei in giro al telefono con quegli altri. Ma no, no. Vabbè, allora ti saluto. Come mi saluti? Ciao. Ciao. Comunque. Sì? Manolo. Gli ha chiuso. Ma Marco chi, secondo me? Manolo. Ah, eccomi qua. Tutto bene? Abbastanza. Senta, dica il suo nome e cognome. Manolo Minoli. Manolo Minoli non è male. Eh sì. Dove andiamo? A un 144. Comunque. Dell'ispettore Manolo. Sapevo che la fregavo. Perché? Perché? Lo faccio apposta e lui il bello che è. Perché parla sulla sigla? Guardi, perché non abbiamo tempo, sennò rimetteremo la sigla da capo e gliela faccio sbagliare ancora, ci scommetto. Facciamo una cosa. Non credo proprio. Si faccia sentire, su, la smetta. È da solo? È da solo? Ma. Andiamo avanti. Sentiamo. Pronto? Ciao. Ciao Manolo. Come stai? Ti hai riconosciuto. Hai fatto bene a riconoscermi. Scusami, io non riconosco te. Tu chi sei? Barbara. Ah, Barbara, come stai? Bene. Ah, mi fa piacere, sono contento, siamo tutti allegri. Adesso ti presento un amico. Un amico? Comunque. Ma che accento strano. Sì, è Chicco, te lo presento. Chicco? Ah, sono conosco. Allora, ciao. Barabba. Barbara. Barabba, mi senti? Sei siciliano? No, non ti preoccupare, da dove parte vengo. Tu di dove sei? Io di dove sono? Io abito in provincia di Cremona. Sì, ma devi parlare normale, non mi devi prendere per il cuzio. No, cosa dici? Abbi pazienza. Dai, non trattarlo male, il mio amico. No, non lo sto trattando male. E allora non prenderlo in giro. Stavo scherzando. Comunque. Sai perché scherzaggio? Uno parla normale, questo invece a parlare prepustri, per fare tutte le l'accenzo siciliazio. Non mi sta, non mi fa incazzazio. Abbi pazienza. No, ma perché parlava romano? Senti, Gioia. Dimmi. Ci vuoi venire a cinema con me? A cena. Al cinema. Cinema. Al cinema. Che Manolo, io traduca. Sono un critico cinematografico. È un critico cinematografico. Meglio tu così. Traduci, Manolo. Senti, ti preoccupare, su qua io dietro il forno qui. Senti, volevo chiederti una cosa. Sei accosciata? Sei accosciata in questo momento. Questo non lo so neanche a tradurre neanch'io, mi spiace. Non riesco a tradurre? No, accosciata non lo capisco. Sei due impregisti. No, sono seduta, però non so se... Senti una cosa, cioè... La patatruzza, come ce l'ha? Che cosa? Sì, in effetti ho un naso un po' a patata. No, intendeva la patatina. La patatina? Sì, la patatina, lui la chiamava patatruzza. La patatina come la... Ah, come se l'ha? Questo secondo me, insomma, nostro. Questo secondo me ci prende per il Kurdistan. Anche secondo me. Barbara, non essere crudesia. Crudesia? No, ma no, lo parli normale lei. Ti posso mandare in onda? Ti posso mandare in onda? Non sai che sono qui. Cosa? Ci mandi in onda? Sì. Vabbè, vuoi salutare qualcuno? Te l'ho sempre detto che sono in onda. No. Beh, saluto tutti, dai. Ok. Ok. Allora ti saluto, ciao! Ciao a papà. Ciao a papà. Comunque. Comunque. Salutiamo anche noi? Dica comunque. 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 Noi vi ringraziamo ancora una volta per essere stati dalle 13 alle 8:44. Ci faccia sentire. Che vergogna questo Manolo, però, eh? Perché? Ci fa spendere un sacco di soldi in 144. Sarò subito da te. E poi non è poi tanto alla mano, eh? No, eh? Sì. È molto alla mano. Manolo! Pronto? Benvenuto. Ciao. Sono Manolo. Manolo? Sì. Che nome stupendo. Ti piace? Uh-huh. Io vivo a Menaggio, lavoro in un maneggio, e tu? Scusa, ripeti, cos'è che hai detto? Vivo a Menaggio, lavoro in un maneggio. Non ti arrabbiare, è la verità. Ah, sì. Va bene. E dov'è Menaggio? Sul lago di Como. Il lago di Como? Sì. Ma esiste veramente? E certo che esiste veramente! Cos'è? Mi invento le cose! Se sono di Menaggio, lavoro in un maneggio, c'è la cosa. Comunque. Senti. Dimmi, caro. Ti faccio una domanda. Certo, tutto quello che vuoi. Come sta la patatina? Oddio.
sai. Ma no, mi è venuto un momento di... Follia? Esatto. Brava, troppo simpatico il gesto così veloce e sintomatico che dà la sintonia e dà l'effetto di rompere. Ma cosa sta dicendo? Comunque... Tagli corto. Senti, e come sono le tettone? Grandi! E bellissime. Questa è più fuori di Manolo. Il chiappone... Ci stanno guardando le chiappone. Immagino. Se urli così ti guarderanno sicuramente tutti. Mi metto fuori dalla cabina, mi stanno guardando. Ma io te non ci conoscevo mica, sta? No. No! Dai, non fare così, parliamo di noi. Ha trovato una manola. Sì. Vai! Ma sì, devi andare in onda. Mandami dove vuoi. Manolo? Non gli ha detto manco la radio. Ma insomma, glielo vuoi dire, magari voleva sentire. Bene, siamo in ritardo anche oggi, grazie a Cavallozzo Petozzo, questo programma sta dando rotoli invece grazie a me. Gibba, devo ringraziare Gibba perché magari gli abbiano levato le frecce, il freno a mano, la frizione, l'acceleratore. Oggi veramente ha guidato il pulmino in maniera esemplare. Malgrado lui abbia bisogno della scritta sul pomello del cambio, dove la prima, dove la seconda, così via. Cioè, gli hanno levato addirittura il cambio, ce l'ha fatta lo stesso. Ringraziamo Fabrizio Vacconi, Claudio Batta, questa sera vi invitiamo a cena a casa di Claudio Batta perché sì. C'è la cena. Certo.